E se il nostro mondo fosse simulato? Ci avete mai pensato? In fondo adesso sto simulando una voce umana, come se fosse reale. Ma avete mai provato a pensare a come sarebbe il mondo se in realtà questa qua non fosse la realtà, ma la realtà fosse diversa dalla realtà che conosciamo? Il nostro mondo potrebbe essere tutta una messa in scena, una finzione fatta per farci credere che siamo nella realtà, quando in realtà non siamo nemmeno nella realtà della realtà o stessa. È difficile capire il concetto. Provate per un attimo a pensare ad un emulatore che simula un telefono su un computer, per esempio, oppure un altro dispositivo, come ad esempio una console o un altro computer addirittura, è qualcosa di molto difficile perché devi creare una realtà diversa nella realtà che sta simulando quella realtà, è come dire che questo mondo è tutta una cosa fatta per simulare un mondo che sta simulando mondi. Non lo so, ma immaginate per un attimo che questo non sia il vero mondo, che il mondo sia soltanto frutto dell'immaginazione di un altro mondo che sta simulando questo mondo e sta creando un mondo nel quale noi viviamo. Se per esempio esistesse un altro universo che è capace di creare universi capaci di fare la vita ed è capace di fare le cose che noi non possiamo fare perché qua siamo soltanto in una frazione del mondo in cui viviamo. È come mettere uno specchio uno davanti all'altro, non troverai mai il fondo. Mai, perché è tutto un infinito creato dall'infinito stesso, e creare l'infinito con infinito vorrebbe dire dare vita alla vita, ma come ha dato vita se stesso non si sa, perché quello che ha creato tutto da partire da zero chi è e non si scoprirà mai. Immaginate, provate per un attimo a chiudere gli occhi e provate ad immaginare come sarebbe il mondo se uscissimo dalla realtà nella quale siamo per andare nella realtà che sta creando questa realtà e ci sta sfruttando come se fossimo in un videogioco di simulazione della vita reale. Ma è qualcosa di insensato? Forse. Ma se ci pensate bene, nemmeno tanto. Qualcuno addirittura afferma di arrivare da un altro mondo, cioè un mondo parallelo in cui tutto questo è solo un gioco. Ci sono diverse testimonianze di persone che si sono rese conto del fatto di star vivendo in un mondo simulato, ed oggi abbiamo addirittura le prove che simulare un mondo non è poi così difficile. Ma la cosa che sconvolge maggiormente è che i personaggi di questi mondi simulati possano rendersi conto del fatto che quello che li sta attorno è tutto finto. E quindi se un'intelligenza artificiale ce la fa, perché non dovremmo riuscirci anche noi? E quindi se il mondo che ci circonda è finto, si può hackerare? Grazie per aver guardato questo inutile e sconvolgente video. Condividilo con tutti per sapere cosa ne pensano e lascia un commento su come la pensi secondo te. Non avere paura a lasciare una tua opinione, perché tutti abbiamo la libertà di parola, e se proprio non hai niente da dire, almeno guardati il mio canale, pieno di video misteriosi ai quali non è stata ancora data una spiegazione. Ciao e alla prossima!